Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e sapete? Dopo la notizia del bullismo di JBL attuato ai danni di una persona mentalmente fragile come Mauro Ranallo, credevo che non sarebbe successo nulla nel mondo del wrestling capace di farmi stare ancora più male. Ma poi il noto sito di gossip TMZ ha pubblicato la registrazione dell'ennesimo litigio tra Paige e Alberto El Patron. La registrazione risale al 10 di luglio, in seguito ad una violenta litigata nell'aeroporto di Orlando, luogo pubblico quindi, e la polizia, avvertita dell'accaduto, ha fermato il messicano con l'accusa di violenza domestica. Bisogna però precisare che non si tratta di un arresto, lui è libero di andare dove vuole, semplicemente c'è l'indagine in corso. Su Twitter, Paige ha ancora una volta difeso il fidanzato, dicendo che il suo stato emotivo era dovuto ad una brutta notizia familiare e che la polizia è stata chiamata dalla coppia stessa, non per il loro litigio, ma per colpa di una signora che ha gettato un drink addosso ad Alberto, perché, a quanto pare, non le ha concesso una foto. Versione totalmente smentita dai testimoni all'aeroporto. Nessuno ha riferito di una terza persona assieme alla coppia. In seguito a questa storia, sempre più informazioni sono venute a galla. La ragazza è stata notata con dei lividi sul corpo, lividi da attribuire a violenze subite per mano del fidanzato, teoria confermata anche dalla famiglia dell'inglesina, i quali non hanno mai approvato il fidanzamento con Alberto. Il fratello Zach descrive il messicano come un maniaco del controllo violento e possessivo, ma con in più il potere di insabbiare le indagini, e per tutta risposta il Fu del Rio ha augurato allo zio di Paige, Stanley, attualmente ricoverato in ospedale, di morire. Ah però, un vero signore. Con i problemi della coppia sotto gli occhi dell'intero mondo, la federazione in cui milita attualmente El Patron, nella quale è anche campione, la Global Force Wrestling, ha deciso di sospenderlo a tempo indefinito e con effetto immediato, finché non si saranno concluse le indagini. E lasciatemi dire come questa sia stata la miglior scelta dirigenziale fatta dall'ormai defunta Impact Wrestling e ora conosciuta come GFW, fatta da anni a questa parte. Avere come campione mondiale un uomo indagato per violenza domestica non sarebbe di certo una buona pubblicità, quindi meglio fare dei sacrifici in termini di prodotto, rimuovendolo dalla propria programmazione per non essere in alcun modo collegabili alle sue azioni fuori dal ring. Che poi mi spiace anche per la TNA, GFW o che dir si voglia. Slammiversary doveva essere il loro punto di svolta, dopo anni di errori, cattiva gestione e pessima reputazione. Ma ora si ritrovano con questa ennesima gatta da pelare. La WWE invece non si è ancora esposta su questa storia e credo che difficilmente lo farà. La federazione di Stanford ha ancora Paige sotto contratto, pur con due violazioni del wellness program e con lo scandalo del sex tape di inizio anno, ne abbiamo già parlato. La mia idea è che la federazione stia solo aspettando il momento giusto per liberarsi di lei. C'è ancora questo film biografico sulla famiglia dell'inglesina prodotto da The Rock, in cui verrà inserita anche la storia di Paige, tra l'altro per alcune riprese hanno usato il ring di Raw. Quindi diciamo che, almeno sino all'uscita del suddetto film, saranno pazienti e silenti, poi potranno fare quello che vorranno col suo contratto. Su Alberto stanno uscendo troppe cose negative sul suo conto, la sua violenza fisica e mentale nella relazione sentimentale, il coinvolgimento in atti criminali e il continuo scannarsi su internet con la WWE, in particolare Triple H, invitandolo ad un incontro per poterlo pestare, solo per poter mettere in cattiva luce la fidanzata Paige. È chiaro come non voglia che la ragazza torni in WWE e che farà di tutto per impedirglielo. Per questo e altri motivi, la loro non è una relazione sana e di come ci siano chiari segni di abusi fisici e mentali in atto su Paige, chiara vittima della storia. Soffre di un'evidente sindrome di Stoccolma, continuando a difendere il fidanzato e, peggio, a trovare scuse e giustificazioni ai suoi comportamenti. Ha bisogno di un aiuto, perché da sola non è in grado di vedere cosa le stia realmente succedendo. Troppo accecata dall'amore, forse, ma non è lucida abbastanza da capire che, in queste situazioni, non è mai un amore corrisposto. E col senno di poi, le pressioni fatte dalla WWE affinché mollasse il fidanzato non erano poi così tanto campate in aria. Sul web, in molti hanno paragonato la loro malsana relazione a quella di Nancy e Chris Benoit. Il paragone con questa infausta tragedia è volutamente esagerato,
E ovviamente spero che non si ripeta nulla del genere. Ma ammetto che ascoltare quella registrazione mi ha davvero fatto star male, mi ha davvero messo paura. L'instabilità della coppia è lampante, gli abusi lo sono ancora di più e, come si suol dire, non si parla mai di fatti realmente tragici, almeno non prima che si accadano. Voi invece cosa ne pensate di questa storia? Credete che Alberto sia davvero un fidanzato violento? La GFW ha fatto bene a sospenderlo? E cosa pensate farà la WWE? Aiuterà l'ex campionessa delle Divas ad uscire da questa bruttissima situazione? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.